Si è aperta ufficialmente la settimana dedicata alla mobilità sostenibile. Davvero tante le iniziative promosse dai comuni della Grande Mantova, ma non solo. Questa mattina APAM, l'azienda del trasporto pubblico mantovano, ha presentato le linee guida di Life Card for EV, un progetto con finanziamenti europei promosso in collaborazione con altri partner europei. Presenti stamane anche il coordinatore del progetto, John Skliralis, e Iacobis Iacoumis della Monitolos, azienda greca che affiancherà APAM. Il progetto prevede lo studio di nuove tecnologie per ridurre le emissioni degli agenti inquinanti dei veicoli. Il prossimo anno APAM sperimenterà su 5 mezzi una membrana anti-emissioni che verrà applicata poi su tutti i mezzi di trasporto pubblico. Coinvolte in questa progettualità ci abbiamo creduto, perché tutto quello che viene avanti rispetto a tutto l'aspetto green a noi interessa molto. Quindi questa sperimentazione con questi partner europei ci ha molto colpito sin dall'inizio, e adesso stiamo arrivando a mettere in atto questo tipo di sperimentazione, che speriamo possa dare dei risultati importanti. Sicuramente noi tutto questo aspetto ambientale cerchiamo di ricercarlo sempre. Nei prossimi giorni saranno organizzate tante altre iniziative, occhi puntati specialmente sulla giornata di venerdì, con il progetto Pedibus per favorire l'attività fisica dei bimbi delle scuole primarie e l'impegno locale per l'utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi all'auto, come andare a piedi, la bicicletta o i mezzi pubblici.